grazie davvero per aver contribuito, ognuno a suo modo, alla realizzazione anche quest'anno della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole. Una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e dei nostri studenti in ambito scolastico, di garantire la loro sicurezza che deve essere una priorità assoluta, sempre. Per troppo tempo la scuola è stata dimenticata e bistrattata, depauperata. Per troppo tempo è stata considerata la Cenerentola della nostra società. Ora il mondo dell'istruzione è tornato al centro di importanti investimenti. Abbiamo avviato un cambio di passo culturale. Abbiamo invertito la rotta anche grazie alle risorse mobilitate nei mesi scorsi e a quelle che abbiamo previsto con la legge di bilancio e che intendiamo mettere su questo settore con il Recovery Fund. Siamo consapevoli del fatto che servono ancora molti sforzi, ma siamo pronti a farli. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani, a quelli di oggi, a quelli che purtroppo non ci sono più, perché vittime dell'insicurezza dei loro edifici scolastici. Noi non dimentichiamo e non lo facciamo neanche oggi, ma da quella rabbia e da quel dolore dobbiamo trarre ancora più determinazione nel lavoro che stiamo compiendo per riprogettare le scuole e renderle più sicure e accoglienti, anche innovative. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, siamo costretti a celebrare tutte le iniziative in programma per la Giornata Nazionale per la Sicurezza interamente online. Ciò non ha mutato in alcun modo gli obiettivi e le finalità che ci siamo posti come Ministero. Ragazze e ragazzi sono sempre una grande fonte di idee, sono un motore prezioso. Dare loro voce e la possibilità di essere coinvolti nei processi che li riguardano sarà sempre più strategico per costruire davvero un futuro migliore. Ed è quello che faremo. A tutte e tutti auguro un buon lavoro.